8 dovremmo sfiorare le 10 ore anche per questo giorno e ci siamo per il primo game. Siamo arrivati in game con Italian Esports Association, Urkukan e Gianluca per il commento di questo game per l'Intellect Steam Master World Championship. Il primo giocatore che presentiamo nell'angolo in alto a destra è Laser! Dall'altra parte della mappa invece troviamo il coreano davvero molto in forma con gli Zerg Blue e scusate, Aida, Hydra. sì, non è un mirror anche di giocatori, nel senso che non gioca sempre lo stesso, sono due differenti. Ovviamente scherziamo, siamo in diretta da 9 ore con il commento del terzo play day dell'Intellect Steam Master World Championship su Italian Esports Association e andiamo a vedere quindi l'opening, leggera lag sullo stream, spero non ci siano, insomma sul segnale, spero non ci siano molti problemi. Andiamo a vedere l'opening dei due giocatori, CC First per entrambi con CC Estrattore. Con Rax, sì, scusate, CC, Corazza Aceri, sì, Aceri First, CC Aceri CC Rax, scusa. Aceri First per entrambi i giocatori, scusate, e Estrattore di Vespene con Kull, insomma, una build abbastanza standard per questa mappa, Dusk Towers, quindi non dovrebbero lasciare sorprese al momento i due giocatori, nel senso dovrebbe esserci l'incremento metabolico per entrambi quasi all'unisono, non dovrebbe fare alcuna differenza, vedremo il numero di Ling, ma non credo che si voglia rischiare nulla, vista appunto la distanza tra le basi principali dei due giocatori, punteranno subito ad avere la Natural e probabilmente anche la seconda espansione solo dopo, probabilmente con il Roach Warren, mi immagino almeno così, viste le giocate finora, si daranno un po' di filo da torcere. Eh sì, vediamo che questa serie inizia subito per una giocata diretta, perlomeno fino al mid game. Vediamo che Ah, sì. nessuno vuole azzardare niente nei primissimi minuti di gioco. Intanto build praticamente uguale. Eh sì, nessuna differenza, dicevo soltanto leggera lag in campo, dicevo anche il primo match di solito di una serie è abbastanza importante psicologicamente per i giocatori, quindi in genere si cerca di non sprecarlo, non rushare malamente. Intanto vediamo già una prima differenza, Elazer va a prendere la sua seconda espansione mentre Hydra, Nido dei Banneling, con l'incremento metabolico mi puzza per così dire molto di push su due basi e invece no, arriva subito l'espansione anche per Hydra. Abbiamo visto anche il Nido dei Banneling utilizzato in modalità difensiva, in particolare da Snoot nella serie precedente contro Violet. Eh sì, credo che per Hydra questo Banneling Nest sia più diciamo per sicurezza. Intanto vediamo che l'incremento metabolico è quasi terminato per entrambi i giocatori. Tra pochi secondi vedremo questi Ling correre molto più veloci per la mappa, ma intanto Elazer inizia a scalfire la seconda espansione di Hydra. In costruzione, ma niente di che sicuramente. Era Hydra appunto che scalfiva quella di Elazer e ora è il giocatore Zerg, il team Extreme Supremacy che si sposta in avanti con i Ling. Hydra abbiamo visto ha scoutato sull'incremento metabolico, sulla pull e l'incremento metabolico, mentre c'è già il Roach Warren, la corona delle blatte per Elazer buttata in messa in costruzione in anticipo con il secondo estrattore di Vespene, primi Banneling Morph al centro mappa per il giocatore Hydra che appunto segnalano il prossimo push in arrivo per il giocatore che tra Sì, l'altro. vediamo Hydra che inizia a costruire un paio di Banneling, mentre dall'altra parte perde un Overlord. Non potrò costruire unità per pochissimi secondi. E intanto sulla rampa d'accesso per la base di Eliezer riesce con un Banneling a passare Hydra. Arrivano però le blatte di Eliezer per riportare la situazione sotto controllo. Ci sono molti Speedling, la Queen è ben piazzata tra il Pool e l'Hatchery. Ora vediamo ancora le blatte di Eliezer mettono in fuga gli Speedling mentre cerca di portarsi ancora qualche altra kill a casa Hydra prima di lasciare il campo all'arrivo delle blatte dell'avversario. E vediamo l'incam più o meno ancora alla pari 37 lavoratori per i laser, 35 per Hydra, soltanto
un lavoratore perso dai laser. Eh sì, che comunque nonostante ciò è vantaggio di un paio di lavoratori. Se non sbaglio, no, invece adesso Hydra è in vantaggio di pochissimo. E Tanto vanno a vediamo. prendere entrambi alcuni estrattori di Vespene. Eh sì, vediamo il Roach Warren ultimato da Hydra in ritardo rispetto a quello di Eleazar. Questa è una cosa importante perché vorrà dire che in campo Eleazar avrà più blatt del suo avversario e in eventuali ingaggi nel mid game potrebbe essere determinante. Stiamo vedendo ancora 10 blatt in produzione per Eleazar, intanto ancora lag, 4 in blatt in produzione per Hydra. Eleazar in questo momento va a scoutare con i suoi speedling, cerca di dividerli per massimizzarne l'uso, e ha scoutato più o meno tutto quanto in campo, tutte le informazioni che gli servivano. Intanto ricostruzione neurale per Hydra, mentre Laser sta già morfando i primi laceratori in campo e si sta spostando in avanti. Credo che abbia anche visto il numero di blatte avversarie, quindi probabilmente ha coscienza di essere in superiorità al momento. Anche lo Psi 117 per Laser, 96 per Hydra, che al momento dovrà andare in difesa, invece va subito con un Rambai di Ling a eliminare la Queen sulla seconda espansione di Laser, che si difende con la produzione di Ling. 20 Ling in produzione per Hydra, ha capito che sta arrivando il push, ha messo in costruzione anche due impalatori oltre a quello che c'è, Morph di Banneling per lui con le blatte che vanno ad aprirsi per fare una conca. Molto buono Hydra in questo momento, va a circondare le blatte di Laser, che in una posizione difficile sta cercando di affrontare il suo avversario. Grazie alla superiorità in campo arrivano gli attacchi al plasma di Eleazar. Hydra non va a difendersi molto bene contro questi attacchi e subisce molti danni. Ancora attacchi al plasma, questa volta su gli imparatori di Hydra. Riesce a distruggerne uno, cerca di micrare le sue unità, trasforma ancora blatte in laceratori. Ancora gli attacchi al plasma su l'imparatore, trasfusion da parte di Hydra che cerca ancora di difendersi in campo. Anzi, praticamente soltanto laceratori per Eleazar, 100 lo Psi per Eleazar, 70 per Hydra. Ancora continua con gli speedring in avanti. Eleazar va sul round. Ora si ridirige verso le patch minerarie della seconda espansione di Hydra, dove i droni vengono allontanati. Ottimo al momento Eleazar, che si porta in vantaggio. Hydra in seria difficoltà. 97 lo Psi per Eleazar, ancora sul round da parte di Eleazar sulla rampa di accesso alla base principale di Hydra. 65 lo Psi per lo Zerg coreano, e ancora ritorna ad attaccare la seconda espansione e cerca di difendersi Hydra per distrarre il più possibile il suo avversario, ma l'espansione sembra condannata. Ancora arrivano gli attacchi, il numero di blatte è superiore, si concentra e focussa l'espansione che cade in questo momento, mentre arrivano ancora rinforzi di Eleazar che batte in ritirata in questo momento dopo aver portato in vantaggio con l'espansione, la seconda distrutta. Incredibile ingaggio per Eleazar. Eh sì, una giocata davvero, davvero spettacolare, non me l'aspettavo, pensavo che sarebbe andata in maniera davvero diversa, pensavo che Hydra sarebbe stato in grado di difendere meglio con quell'elevato numero di blatt e l'elevato numero di impalatori. Probabilmente quello che gli serviva erano alcuni Ravager, quelli Eh sì. avrebbero fatto sicuramente comodo per zonare out, come direbbero in inglese, il massiccio numero di unità di Eleazar, che intanto ha potuto a sua volta attaccare tutti gli impalatori e tutte le unità. E qui vediamo ancora Eleazar in avanti con Rambai di Speedling per cercare di fiaccare nuovamente l'economia di Hydra. Altri 3 droni persi per Hydra, 112 lo Psi per Eleazar, 78 per Hydra. Continuano gli upgrade sulle unità ranged, oramai monoblatta con il supporto di alcuni laceratori Revenger per Eleazar, mentre Hydra si deve concentrare, credo, esclusivamente sulle blatte per tankare più danni possibili. Infatti sta continuando la produzione di blatte, ricostruzione orale soltanto quasi ultimata per Eleazar. Eh sì, Eleazar in vantaggio nettissimo, ora lo dimostrano gli upgrade, sta terminando il suo più uno d'attacco, infatti è praticamente sotto la rampa del nemico, pronto ad attaccare di nuovo, sfruttare questo vantaggio temporaneo che ha per gli upgrade. Fa fuori un Overlord, abbiamo visto. Ottime piccole giocate che continuano a portarlo in vantaggio, supply block per Hydra, che
solo a 100 di supply. Vediamo, probabilmente no, questa volta non perderà l'overland, No, ma invece comunque situazione davvero difficile per Hydra. Vedremo ancora se riuscirà a difendersi. un altro ingaggio con le Blatt di Laser in avanti, ancora superiorità per il giocatore del team Extreme Supremacy. Cerca di avvicinarsi il più possibile per focussare le unità. GG da parte di Hydra, primo game per Eneger! GG.